Radio Number One. Buongiorno a tutti, bentrovati ancora una volta a un video di Mr. Gadget, l'appuntamento di ogni fine settimana su Radio Number One e poi sapete saltuariamente anche qui su YouTube. Per la cronaca vorrei salutare e mandare tanti saluti al mio BlackBerry Z10 che ha già un nuovo padrone, purtroppo insomma non ha resistito al periodo di test così lungo, approfittando del fatto che non è ancora sul mercato in Italia, ho trovato uno squilibrato che l'ha voluto allo stesso prezzo a cui io l'ho pagato in Inghilterra. In bocca al lupo a lui. Ma adesso altro è il tema per questa giornata. Vedete una scatola un po' anomala, perché credo che quella che arriverà sul mercato sarà un po' diversa in realtà. Questa scatola bella, corposa, d'altri tempi verrebbe da dire, è quella che viene presentata agli addetti ai lavori per lanciare l'Xperia Z. Vediamo cosa c'è dentro questa scatola. Tra le altre cose, non guasta mai trovarlo dentro, c'è il telefono, l'Xperia Z, ma questo lo guardiamo dopo. Poi questa confezione particolare che mi fa una gola pazzesca, ma che prima o poi dovrà tornare a casa sua. C'è un caricabatterie e vabbè, qui è tutto a posto. C'è il cavo, ci sono queste cuffiette che Sony definisce come premium per la qualità dell'audio, ma soprattutto c'è questo, c'è un speciale accessorio che non troverete, ripeto, non troverete nella confezione normale, quello praticamente che supporta il telefono. Quindi vedete, mettendo il caricabatterie e poi insomma si attiva il display in un modo un po' particolare. Adesso non ve lo sto a far vedere perché ci vuole una settimana per trovare una presa di corrente. Quello che invece troverete nelle confezioni open market, quindi non negli operatori ma nelle confezioni che troverete nei negozi non proposte da operatori, sono due smart tags NFC che io peraltro poi vi consiglierei di usare se comprerete un Xperia Z. Smart tags che vi servono ad esempio, non so, la sera arrivando in camera, insomma prima di andare a dormire, appoggiate il telefono alla smart tags e potete abbinare all'avvicinamento a quella smart tags il fatto di spegnere ad esempio tutta la parte radio, disattivare le suonerie, insomma fare una serie di azioni che saranno collegate all'avvicinamento a quella smart tags, così come potete ad esempio metterne un'altra in automobile in modo tale che avvicinando la smart tags al vostro, o meglio il contrario, avvicinando il telefono a quella smart tag, potrete attivare il Bluetooth e collegarvi ad esempio con il vostro sistema in auto e attivare, disattivare il GPS, insomma fare le cose che vi sono utili dentro la vostra automobile. Ma guardiamolo questo Xperia Z, che però prima vorrei vorrei portarvi a vedere, insomma, a fare la cosa più squinternata che si possa fare con questo telefono. Io vorrei che chi di voi sceglierà di fare questa cosa con il proprio Xperia Z facesse coming out e dicesse: sì, sono anch'io uno di quei pirla che ha fatto come Viscardi, perché vado a fare una cosa totalmente inutile. Seguitemi un attimo nei meandri di Radio Number One fino al pensatoio di Radio Number One, dove finalmente una volta nella vita posso fare una cosa senza avere un colpo al cuore immediatamente dopo. Cioè questo, io prendo il mio bel telefono, lo metto sotto acqua, lo lascio, anzi guardate, farò di più, anche qualcosa che mi fa venire quasi un colpo al cuore sul pensiero che io lo stia facendo, magari non con l'acqua calda, eviterò anche di metterci qualche acido particolare, però se la sfida è questa, noi la sfida l'accetteremo, ed è quella di quando prima o poi si riempirà questo lavandino con un getto d'acqua, che qui siamo al 1833 piano del palazzo della radio, della sede di Radio Number One, quindi la pressione dell'acqua è quello che è, puff, addio! C'è un po' di colpo al cuore, se poi non funziona, se poi non è vero, e se poi, però insomma, si è spento il display. Insomma, niente paura, era solo il fatto che si fosse disattivato lo schermo. Insomma, la prova un po' da pistola l'abbiamo fatta, adesso maltrattandolo un attimo possiamo anche tornare in studio. Oh, incredibile, funziona. Cioè, sembra una stupidata, ma
funziona. Sapete che l'impermeabilità di questi prodotti è dovuta ad una legge giapponese, no? Una legge giapponese che impone una certa resistenza all'acqua a tutti i device di questo tipo, ed è per quello che la nuova generazione dei prodotti di Sony hanno tutti questa caratteristica. Dopo il bagnetto del mattino, è meraviglioso, potrei usarlo per mio figlio per fare il bagnetto del mattino mentre guarda i Teletubbies, cercando di stordirlo con i Teletubbies in modo tale che lui non stordisca me con le sue intemperanze dentro la vasca da bagno. Asciugato, messo a posto, e il Sony Xperia è qui pronto ad essere utilizzato. Allora, io ho letto un po' di cose in questi giorni, ho visto un po' di recensioni, ho visto un po' di pareri. Devo dire che secondo me ci sono un po' di falsi miti, però è come sempre il mio pensiero personale. Tanto vediamo come è costruito. La caratteristica principale dell'Xperia è l'utilizzo di questi cassettini che servono un po' per tutte le cose di cui ho dotato il telefono, no? Qua c'è una micro SD, cioè ci sarebbe se io l'avessi infilata. Qui c'è il carica batteria. Io, tenete conto che non essendo un uomo che ama le unghie lunghe e la nail spa, insomma, faccio un po' di fatica, però insomma attacco per il caricabatterie. Da questa parte invece abbiamo, ce la farò e troverò una volta tanto quello giusto, l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, e su questo lato abbiamo la SIM inserita in un cassettino. Adesso non lo sto a levare perché diventa... no, vabbè, ve lo faccio vedere se ci riesco. La SIM è inserita in un cassettino di questo genere, no? Viene messa la SIM nel suo cassettino e poi viene spinto all'interno del telefono. Adesso purtroppo il telefono si riavvierà, quindi dovremo perdere un po' di tempo. Pulsante di accensione in questa posizione è stato messo qui molto in basso, perché il principio è che sia in una posizione da cui si può comandare quando si utilizza il telefono con una mano sola. Questo è un elemento importante. Qui c'è il magnifico, fantastico, incredibile, meraviglioso volume rocker, quindi il controllo del volume, e poi gli altoparlanti qua in basso. Che cos'altro possiamo notare? Allora, sulla parte posteriore c'è la fotocamera, una fotocamera veramente performante da 13 megapixel. Abbiamo visto, tra l'altro, io avevo pubblicato sul mio blog qualche settimana fa una serie di comparazioni tra la fotocamera del Sony Xperia Z con quella dell'Oppo Find 5 e l'altra comparazione era quella con iPhone 5, e Xperia vinceva in tutte le condizioni possibili ed immaginabili. Quindi una fotocamera davvero ben fatta. Scusatemi, colpi di tosse del mattino. Allora, che cosa possiamo? Sì, accetto la localizzazione, fai di me quello che vuoi, Xperia Z, che non sei altro. Allora, le caratteristiche fondamentali sono quelle di un telefono comunque che ha a bordo Jelly Bean, che ha un processore quad core, che ha uno schermo da 5 pollici. Ecco, io ho letto un po' di cose riguardo all'angolo di visione. Qui si entra però nei punti di vista, nel senso che, guardate, adesso con la telecamera è difficile, no? Cioè, guardate l'angolo di visione, vedete? Allora, così è frontale. Abbasso, 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 poi ci sono le luci che ci danno un po' di fastidio, però fino a questa angolazione si riesce ancora a leggere lo schermo. Io mi chiedo, perché l'ho letto da più parti che l'angolo di visione è pessimo, io mi chiedo che cosa facciano alcuni utenti di telefonia mobile, ma me lo chiedo perché non trovo una spiegazione, non perché lo trovi strano. Cioè, si staccano la testa, la piegano in avanti per poter vedere se il telefono gira di 180 gradi, perché tutto sommato io ad esempio trovo che non avere un angolo di visione grandissimo sul display sia un vantaggio, perché quando sono in metropolitana il fatto che il mio vicino di posto legga le porcate che io scrivo sul display non è una cosa che a me fa piacerissimo. Per cui, insomma, tutto sommato, anche sul fatto dei colori, io vorrei mostrarvi adesso, sarà difficile riuscire a farvi vedere attraverso la videocamera il prodotto di una
fotocamera. Però allora, questo è il filmato che Sony propone come dimostrazione dell'HD del Bravia Engine. Ho letto di colori slavati, di neri che sono grigi, di vari ed eventuali, cioè, potete giudicare da soli. Perché io di questo ne faccio quasi una religione, no? Del fatto di evitare che certi falsi miti poi diventino delle false realtà. Poi, tutto sommato, può anche essere che la tonalità del colore possa apparire un po' meno calda di quella dei prodotti Galaxy, però c'è da dire che Samsung ci picchia dentro con l'equalizzazione del colore dei suoi prodotti, e quindi tutto sommato forse l'effetto che si ha su questi display viene dato dal fatto che abbiamo abituato l'occhio a dei display ultra dopati. Però insomma, io poi tutto sommato non trovo non trovo questo genere di problemi particolarmente rilevanti. Cioè, la tonalità del colore non è una delle cose che mi fa cambiare idea nell'acquisto di un prodotto. Però vi ripeto, è una cosa del tutto personale, quindi voi soliti che insomma siete pronti a scagliarvi scrivendo di tutto di più, accomodatevi. Per quanto riguarda il resto, fotocamera, abbiamo visto che la fotocamera ha diverse modalità. Questa ad esempio, che è già apparsa in più di un prodotto, ve l'avevo già fatta vedere, passa in automatico, vedete, in modalità macro, adesso che sto inquadrando un oggetto da vicino. Quando muovo ad esempio la fotocamera, adesso sarà difficile per Francesco riuscire a inseguirmi, quando muovo la fotocamera vedete si attiva lo stabilizzatore con quell'omino che cammina. Non ho la possibilità di farlo. Se inquadrassi ad esempio adesso, anzi vediamo di trovarlo, se inquadrassi ad esempio un testo, dovrebbe andare in modalità testo, rimane sempre in macro, però insomma di volta in volta lui sposta la modalità di ripresa a seconda del tipo di immagine che sto andando a catturare. Muovendola in questo modo, adesso è in macro, vedete che il macro guardando l'esterno adesso è sparito, no? Quindi la fotocamera diciamo che è ottima nella capacità di ripresa. Non dovete avere molta fretta nel fare la fotografia, perché in questa modalità in cui il processore deve decidere che tipo di foto scattare, la qualità è ottima una volta che è scattato, ma la velocità con cui viene fatta la foto non è elevatissima, per cui ad esempio se dovete catturare un bambino in corsa, insomma qualche fatica potreste farla. Però è anche vero che in quel caso avete la modalità del photo burst, che è una delle tante modalità che avete, quella dello scatto multiplo, che è interessante. C'è anche questo effetto immagine, per cui è una specie di Instagram dentro la fotocamera fatta in tempo reale, no? Per cui ad esempio se volete questo effetto pastello potete benissimo ottenerlo. Facciamo una foto dritta perché storta, proprio non ci riesco a farla. Vedete, ottenete questo effetto pastello in automatico. C'è qualche momento perché la fotocamera lavori sull'elaborazione del prodotto e avete praticamente una paper camera direttamente dentro il vostro telefono, e come avete visto insomma gli effetti sono molteplici, potete sceglierli in questo modo da questo punto del menu. Allora, questa è una preview, quindi poi devo usarlo un po' a lungo. Vi faccio vedere anche la resa pagine del telefono, perché secondo me è interessante anche vedere come si comporta. Allora, vediamo un po'. Io, ecco, l'unica cosa, ho cambiato la tastiera, quella originale di Sony non mi fa impazzire, ma è una cosa tutto personale, perché ho delle dita un po' da gorilla, quindi faccio un po' di fatica con la tastiera, con i tasti piccoli. Ecco dunque il layout di una pagina, scusatemi, ecco dunque il layout di una pagina del Corriere della Sera, vedete? Io lo faccio sempre perché lo fanno gli altri, allora ve lo faccio con piacere. Questo è il momento più bello di ogni recensione. Track, dentro, fuori, e gira. Poi quando hai aperto, gira le pagine, che è quello che io faccio tutti i momenti col telefono in mano. Comunque, insomma, vedete che il layout della pagina è comunque discreto. Anche, tra l'altro, la velocità di scrolling a me piace, perché è abbastanza equilibrata. Non è di quelle che
lanci lo scroll e ti trovi in fondo ad una pagina lunga un chilometro e mezzo. E quindi il browser, vabbè, comunque è Chrome, quindi c'è poco da dire. Un altro dettaglio che vi mostro è il tipo di galleria, che è la stessa, ricalca quella che abbiamo visto anche sul V e sullo Z, cioè il fatto che con il pinch to zoom potete decidere la dimensione delle fotografie all'interno del vostro della vostra galleria. Un'altra caratteristica è che, non so perché adesso non succede, è che si vedono anche le anteprime direttamente dei prodotti, cioè dovrebbero essere in movimento. Adesso non so perché non lo faccia, insomma, devo andare a controllare. Vi ripeto, questa è una preview. Io ci ho smanettato un po' ieri sera, velocemente, dopo che il corriere è arrivato con il pacchetto, ma poi andremo molto in profondità. Anche su, ovviamente su Xperia Z c'è quello che avete visto su molti altri prodotti, ovvero le small apps, che sono queste piccole applicazioni. Vedete ad esempio il registratore, sono queste piccole applicazioni a cui si accede. Potete tra l'altro trovarne altre poi dall'App Store, c'è un piccolo browser, insomma ci sono, vedete c'è la calcolatrice ad esempio, che può essere utile magari quando avete bisogno di fare qualcosa in velocità. Schiacciate il pulsante della gestione del multitasking e qua sotto trovate direttamente le small apps. Sony aveva lanciato anche un concorso per lo sviluppo delle small apps un po' di tempo fa. Per quanto riguarda poi la dotazione di serie radio FM, quella che trovate a bordo, io ho installato qualcosa, ma non troppo in questi giorni. Come sempre vedete che c'è la voce Play Now già installata, l'Xperia Link per collegarsi con altri prodotti DLNA nella vostra casa, e poi altra caratteristica che però no, l'ho spostata, io l'ho disinstallata, a parte il Track ID, che è un altro degli elementi classici, insomma lo Shazam di Sony per intenderci. Poi c'è il Video Unlimited e Music Unlimited, che sono i servizi invece di Sony per lo streaming, quelli che con un pacchetto di abbonamento da 9 euro al mese vi permette di avere i brani in download libero sul vostro telefono. Allora, vi ripeto, preview, perché in poche ore non è che sia entrato poi tanto nell'uso del telefono, però io non nascondo che a me questo Sony Xperia Z piace tantissimo. Io quando un prodotto mi piace lo dico, quando un prodotto non mi piace non lo dico, quando mi piace è perché a me piace. E non è oggettivo, non oggettivo, obiettivo, disinformato, fanboy e tutte ste rotture di scatole che non servono più. A me piace, credo che anche tutto sommato, non in assoluto, perché 649 euro sono tanti soldi, però 649 euro nel contesto dei prezzi che ha scelto la concorrenza per i suoi prodotti sono comunque un prezzo competitivo. Tutto sommato poi questo è un prodotto che probabilmente potrà essere acquistato anche con dei pacchetti di abbonamento con gli operatori, quindi superando anche quello che è lo scoglio di prezzo. Non ho una valutazione ovviamente della batteria, questo non lo so fare perché ho preso il telefono, l'ho attaccato alla corrente ieri, l'ho portato alla batteria al 100%, però ecco, questa è una cosa che stavo dimenticando di mostrarvi. È importante notare una cosa, perché anche sulla batteria ho letto delle cose, mi chiedo tra l'altro come possano alcune persone dopo 12 ore decidere quanto va la batteria di un telefono, però ecco, guardate questa caratteristica, questa modalità stamina del telefono, mi dice che il telefono rimarrà attivo ancora per 2 giorni e 16 ore, se io però disattivo addirittura dimezza il tempo. Sono molto curioso di verificare il funzionamento di questa modalità stamina. Ci sono diverse opzioni per la gestione dell'energia e sono veramente curioso di vedere che tipo di funzionalità abbiano. Per guardare il consumo della batteria, guardate, ovviamente lo schermo è quello che la fa da padrona, no? Cioè più si utilizza uno schermo così grande con questo genere di caratteristiche, poi per il resto invece è tutto molto equilibrato, perché vedete il sistema Android e il sistema operativo hanno un consumo molto contenuto, quindi vuol dire che la gestione del software è molto ben fatta.
Tutto sommato, insomma, fino adesso, in quanto a consumi, si è comportato bene. L'ho messo in carica fino a ieri pomeriggio alle 16. Siamo alle 8.51 del mattino. Questa notte ovviamente l'ho messo in stand by, siamo al 55%. Insomma, diciamo che come prima carica mi pare una buona resistenza. Vi rimando poi i prossimi giorni con una deeper view, come dicono quelli bravi, cioè insomma, un'occhiata ancora più a fondo di questo prodotto. Però dal mio punto di vista questo è veramente un ottimo terminale.